Bella ragazzi, ed eccoci qui con la 14ª puntata della nostra carriera di FIFA 20. Oggi ragazzi tocca al Sassuolo, mentre sotto vedete la classifica con le prime 13 squadre che hanno partecipato a questa nuova serie. Il Sassuolo oggi, secondo me, l'obiettivo primario sarà innanzitutto fare un bel campionato, non avendo comunque Coppa Europea, avendo solo la Coppa Italia, ma soprattutto cercare di qualificarsi almeno in Europa League. Andiamo a vedere la formazione con nuovi acquisti, con Locatelli, l'unico acquisto che ha fatto per ora il Sassuolo, non ha fatto ancora acquisti. Formazione gioca col 4-3-3 con Ferrari, Marlon, Lirola e Peluso, i due terzini, Locatelli centrocampo, Boga, Duncan, Berardi, Adiapong e Dulcic. Andiamo a simulare il tutto e vediamo come se la cava il Sassuolo. Fino al 26 maggio 2019, dove beccherà all'ultima partita di campionato l'Atalanta, che secondo me sarà una bella sfida appunto per l'Europa. Quindi andiamo a simulare e vediamo campionato, vediamo com'è andata. Il nostro Sassuolo ha perso contro il Toro, ha vinto contro il Lecce, ha pareggiato con la Roma, ha pareggiato con Brescia, Parma, con la Lazio, ha perso con l'Udinese, vediamo con la Fiore, ha perso. Allora, ha esattamente fatto 44 punti, dobbiamo andarci a giocare l'ultima, diamo un'occhiatina veloce alla formazione che è a posto, andiamo a simulare l'ultima e poi vediamo il tutto come chiude il Sassuolo. 3-2-1, 1-1, buon 1-1 a Bergamo all'ultima di campionato, quindi il Sassuolo sotto classifica aggiornata chiude con 45 punti. Ha vinto il campionato la Juve, secondo il Napoli, terza l'Inter e Lazio, Toro quarta, Atalanta quinta e Milan sesto. Vanno in Serie B Spal, Hellas e Lecce. Vediamo la Coppa Italia come è andata il nostro Sassuolo. Primo turno l'ha passato, il secondo turno è uscito appunto contro la Sampdoria. Voglio vedere intanto, ho sbagliato tasto, anche i migliori marcatori. Allora, del Sassuolo chi è che ha fatto più gol? Il nostro Berardi con 10 reti e Babacar 9. Allora, con sotto la classifica aggiornata con i 45 punti del nostro Sassuolo, che non sono neanche tantissimi, però ci accontentiamo. Andiamo a vedere un attimo come si sono comportati i nostri giocatori. 10 gol per Berardi, 9 Babacar, 5 reti Boga, Diapong 1, 6 Dulcic, 4 Locatelli. Comunque i giocatori hanno segnato, possiamo dire che hanno segnato, hanno fatto a parere mio un bel campionato. Comunque il Sassuolo non si è comportata male. Andiamo in Abrosa e vediamo chi è cresciuto. Lirola più 2, più 3 lui, Peluso meno 1, Ravanelli più 1, vediamo Dell'Orco più 1 per l'Empresto, Locatelli è salito di 1, Politano più 1, Mazzitelli più 2, però sono più o meno tutti in prestito, più 2, Adiapong più 3, Berardi più 2, arrivato a 80, Babacar più 1, Caputo meno 1, è vero c'era pure Ciccio Caputo appena arrivato. Ok ragazzi, con sotto la classifica con i 45 punti di questo Sassuolo che li bastano appunto per non andare in zona retrocessione, ci salutiamo qui, ci vediamo domani con un'altra puntata di questa FIFA 2020 Challenge. Ormai mancano pochissime squadre alla fine e fra meno di una settimana scopriremo chi sarà il campione d'Italia 2019-2020. Detto questo, un saluto al vostro FIFA Channel, bella!